Vabbè, so capito. Mo ci facciamo un giro. Cinecacino, magazzino in tutto. E dopo si facevano uscire del locale, ti pare che ne becchiamo le solite facce del ragazzo? Te para, voi. Gigi, che dici? La corsetta veloce, veloce, e passa la paura, eh? Buone, compà, ma se non se ne parla. No. Piuttosto, perché andiamo a fare un giro a San Desalvo? È piena di patanelle. Andiamo. Berrette pure, dai. Andiamo. Biagio Almeida, detto Biagiulino. Professione, ladro. Biagio era un tipo sveglio. Si vantava di non essere mai finito in gabbia, poiché sapeva sempre quando era tempo di alzare i tacchi. Una vera volpe. E poi c'era Santino. Formaggio, che oggi è vigilia. Ma perché mangiamo sempre così tardi? Tesoro. Beh, se vuoi mangiare bene, saporito, un pochino di pazienza devi averla, no? Lo so io perché. Chissà con chi ti vedi. Sono una donna sposata. Mary, a quanto siamo arrivati in tutto? Che ricoprono di sdegno la mia adorata figlia Ortensia. Basta! Basta. Basta. Voi. Voi siete degli assassini. Assassini dell'arte! Perché lo fate? Perché lo fate? Peluccio, perché lo fate? Sono attori, fanno emozione. Taci! Ma che cazzo ne sapete voi? Ma ci faceste sta voi a fare lo capocandiera, ecco sopra, a scontrarvi con tutti quanti, tutti gli giorni, le forniture, gli appalti. E non crepa, eh? Ma se a te ti piace a crepare, lo zii. Capisco che in qualche modo bisogna pure campare, ma tu ti vuoi fare del male. Perché tu e il saggio invece state come i signori, eh? Adesso cosa ne facciamo? Lo tengo. Lei l'ho abbandonato, io me lo prendo. Lo consegno alla polizia. Tu non lo tocchi neanche con un dito. Lo so cosa fai con quelle mani sporche. Zia, dammi la chiave o scasso la porta. E io ti scasso la testa, vuoi vedere? Giù da quella parte, seguendo il fiume. C'è una gorga e poi una spianata a un certo punto. La chiamano la secca dell'alberaccia. Io e i miei fratelli ci andavamo a prendere le rane dopo il temporale. Ho sempre avuto paura delle rane. Mangia, mangia, Biagiulino, che se non mangi la rana ti viene la gobba e ti casca il pistolino. Ero il più gracilino e il più piccolo di tutti e tre. Loro ora sono in gabbia su a San Leo e da quel che dicono in giro ci resteranno per un bel pezzo.